tratta temi riservati, quindi non vengono sempre divulgati, ma essendo ovviamente un tema di interesse della collettività, dove oggi siamo venuti invece che svolgerlo in Prefettura Imperia, qui proprio per affrontarlo in loco, il tema importante per me essenziale nell'ambito provinciale della sicurezza, dell'ordine e della sicurezza pubblica nella città di Ventimiglia. Allora, visto che siete stati a attendere, ho pensato di sintetizzarvi due parole come se fosse un comunicato, proverò a, diciamo, a dirlo a braccio, sintetizzando quello che è emerso. E vi posso dire che appunto il Comitato, come è suo compito, ha affrontato gli aspetti concreti di sicurezza e di ordine pubblico nella provincia. Da una disamina fatta dalle relazioni che mi sono pervenute nei giorni scorsi e che hanno poi risintetizzato oggi i dirigenti delle tre forze di polizia, la Questura, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Compartimento Polizia Ferroviaria di Genova per la Liguria e il settore Polizia Frontiera di Ventimiglia, sono stati analizzati nel concreto tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico della città. E da questa analisi è emerso sul piano strettamente sostanziale, quindi di sicurezza reale e effettiva, che nella città di Ventimiglia rispetto al 2019 quest'anno abbiamo registrato un calo del 34% del totale dei delitti in genere, 34% in meno. Andando a vedere alcune delle ipotesi delittuose maggiormente, diciamo, afflittive per la collettività, le rapine sono calate del 62,5%, cioè sono diminuite di 2/3. I furti sono calati del 50%, precisione del 49%, i furti in genere. Quelli in esercizio commerciale, quindi i furti per strada, sono calati del 45%. Abbiamo una riduzione enorme delle lesioni, quindi laddove si lamentino risse, litigate per strada, abbiamo una riduzione del 33% delle lesioni. Le violenze sessuali addirittura, che per fortuna era un dato già basso nel 2019, erano state solo denunciate 5 denunce sessuali, ce n'è stata una sola quest'anno di denunce di violenze sessuali, quindi una riduzione dell'80%, le estorsioni del 60%. Questi sono dati oggettivi incontestabili. Nella città di Ventimiglia la situazione della sicurezza pubblica è sicuramente più problematica di qualche altro comune della provincia, ma è sicuramente, con i dati che abbiamo mostrato, pur se favoriti dal lockdown, quindi da una riduzione nei mesi di aprile e maggio della circolazione dei cittadini e quindi una riduzione dei reati, abbiamo comunque una situazione della delittuosità molto positiva. Degli episodi che si verificano nella città, parlando sempre di delitti, l'unico che abbiamo sottolineato, ma tutti quanti me ne hanno dato atto, che l'unico episodio dell'ultimo mese, del mese in corso, un solo episodio, ha destato, diciamo, l'allarme di una parte della collettività, del sindaco che me l'ha rappresentato, ed è stato uno dei motivi anche che abbiamo deciso di fare questa riunione di comitato proprio sul tema sicurezza Ventimiglia, è l'episodio del 6 novembre con una discussione, neanche aggressione, tra nel sottopassaggio della stazione tra due cittadini extracomunitari, una coppia di ragazzi italiani, un ragazzo e una ragazza, che non è sfociata in nessuna né violenza né aggressione. Erano tutti e quattro alterati da un uso eccessivo dell'alcol. Questi due soggetti extracomunitari, insieme ad altri, dopo una mezz'ora nel centro cittadino, si sono resi responsabili di una sorta di rissa, un'aggressione tra di loro, che secondo un primo allarme si parlava di accoltellamenti, che non c'è stato, un soggetto solo è stato medicato per delle contusioni, lesioni al volto, ma non dovute ad armi da taglio. Peraltro i tre dei soggetti coinvolti sono stati fermati dall'immediato intervento della polizia, che li ha identificati. Due di questi erano peraltro immigrati regolari e uno soltanto era invece
già stato munito di un provvedimento di espulsione ed è stato nuovamente intimato a lasciare il territorio dello Stato da parte della questura. In tre mesi, settembre, ottobre, novembre, gli unici episodi che hanno destato un certo allarme sono stati questo del 6 novembre e tre che hanno visto cittadini extracomunitari vittime, uno di un incidente ferroviario in cui purtroppo è rimasto coinvolto, diciamo colpito dall'alta tensione, e due che hanno, uno tentato e l'altro dice portato in essere un suicidio. Questi in settembre, ottobre, novembre sono gli episodi che dai report delle forze di polizia erano stati a suo tempo segnalati e oggi sono stati sintetizzati. Non abbiamo episodi di rischi, aggressioni, violenze, rapine, anzi i numeri sono bassissimi. Questo l'abbiamo registrato con condivisione, mi sembra di poter dire, ma il sindaco se vuole poi più tardi lo confermerà, che l'impegno delle forze dell'ordine sul territorio di Ventimiglia è alto, soddisfacente, impegnato, professionale, ma non lo dico perché voglio fare il difensore d'ufficio, ma la cittadinanza lo vede, la presenza percentuale di forze di polizia nella città di Ventimiglia rispetto al resto della provincia è la più alta. Solo di rinforzi ci sono 50 dipendenti di una delle forze di polizia, alternativamente Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, quotidianamente, che erano nei mesi passati destinati alla vigilanza di Campo Rovia. Da quando è chiuso svolgono servizio di pattuglia in città 50 persone nell'arco delle 24 ore. I cittadini li vedono, quei pochissimi episodi che ho citato prima si sono verificati, sono stati tempestivamente affrontati e risolti dalle forze di polizia. Questa è una situazione oggettiva che è di fronte agli occhi di tutti. C'è un problema, e su questo penso siamo d'accordo tutti quanti, il sindaco ci è tenuto a sottolinearlo, c'è un problema di percezione di sicurezza, di insicurezza da parte dei cittadini, che non corrisponde alla realtà, perché la percezione sulla sicurezza, come dice il termine, è una valutazione soggettiva, è una percezione spesso irrazionale, dovuta a paure, a situazioni contingenti, a allarmi che magari qualche singolo episodio può comportare. Però questa percezione del cittadino rispetto alla sicurezza è errata e non è confacente, corrispondente all'effettiva presenza e realtà di situazioni negative per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di lavorare ancora di più laddove sia possibile, migliorando ancora di più il controllo del territorio. Ci sarà un impegno anche maggiore, questo nelle intese ovviamente con le direzioni centrali di Roma, perché poi le sedi locali come la questura o i comandi frontiera e ferroviaria ovviamente sono soggetti alle possibilità di sostegno da parte del centro. Ci sarà un impegno anche sulla tratta ferroviaria Ligure verso Ventimiglia per cercare di contenere i flussi di arrivo che in questi giorni, in ragione probabilmente della zona arancione che è diventata la Liguria, sono calati notevolmente, ma c'è ancora un flusso notevole che comporta un numero rilevante di respingimenti. Con l'occasione ribadisco quello che è stato già detto in altre occasioni, che delle presenze a Ventimiglia di migranti il 70% sono regolari, quindi non c'è ovviamente una possibilità normativa, coercitiva da parte delle forze di polizia di allontanare una persona regolare da un territorio dove vuole stare. C'è una percentuale del 30% invece di irregolari che vengono muniti di provvedimenti di espulsione firmati dal prefetto e poi resi operativi da provvedimento di intimazione del questore, che vi ribadisco, ma sono dati che il questore già da altre volte, nei 10 mesi fino a ottobre sono stati 266. Questo limite, questo aspetto delle espulsioni soffre il limite di un problema generale nazionale che è connesso all'espulsione, quindi ai trattati internazionali, e quindi non è un problema di Ventimiglia o che Ventimiglia può risolvere. Da portare avanti da parte nostra, cioè del presidio volto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che diciamo vede la prefettura collaborata
e col sostegno dell'attività sul territorio delle forze di polizia, delle specialità delle forze di polizia, a migliorare ulteriormente la situazione che su un piano sostanziale, in base ai dati, non è assolutamente una situazione da considerare allarmante e negativa. C'è molto da lavorare per quanto riguarda la percezione di sicurezza dei cittadini, e questo è un lavoro, un impegno che possiamo fare tutti, l'amministrazione comunale nel essere ancora più vicino al proprio cittadino, come lo è col sindaco in prima persona che gira, con la stampa che deve rappresentare tutti i fatti che succedono, però laddove le situazioni poi emergono meno allarmistiche di come sembravano, può contribuire ad abbassare il livello di preoccupazione. C'è un sostegno anche centrale del governo centrale, dei ministeri competenti verso il comune, e quindi è stata definita la bozza di protocollo di cui alle precedenti riunioni fatte a luglio e a settembre con la direzione centrale dell'immigrazione e delle frontiere, e in questi giorni lo farò girare al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco Spollino, per una condivisione che, laddove dovesse esserci, porterà alla firma di questo protocollo che prevederà una serie di impegni da parte di tutti quanti e l'attivazione di una gara per un centro di transito e identificazione di persone appunto irregolari sul territorio, che non è prevista nella città di Ventimiglia, ma in una zona diversa, e poi si vedrà in base alla gara. Non è deciso dove, sarà la gara e il loro imposto, ma si è ritenuto di escludere la città di Ventimiglia da questa ipotesi di ospitalità di un centro, perché Ventimiglia ha già dato e dà ancora molto come città di confine a questo movimento di migranti, spesso regolare o spesso irregolare. L'amministrazione centrale è vicina al comune di Ventimiglia anche con un sostegno, mi permetto di dirlo, signor sindaco, perché è importante che il cittadino lo sappia, anche per quanto riguarda la migliore gestione, con tutto l'impegno che l'amministrazione ha per la situazione ambientale, igienica, di pulizia, perché, come abbiamo già sottolineato in una riunione, quella di luglio, tramite il Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura, negli ultimi 4 anni ha erogato 486.000 euro per l'integrazione dei servizi appunto ambientali di pulizia, che il Comune di Ventimiglia si trova ovviamente a maggiormente affrontare, anche per la presenza di soggetti senza fissa dimora o che si trovano a muoversi, a mangiare, a dormire nel tessuto cittadino. Quindi gli ho garantito un impegno ulteriore che sottoporremo al Ministero dell'Interno, di dare ancora un sostegno laddove possibile al Comune di Ventimiglia per sostenerlo in questo, come nei servizi sociali, dove l'impegno del Comune è già alto, quindi la sindaco a mantenere questo livello alto, con il sostegno del centro, perché per il ricovero, l'assistenza di minori non accompagnati, che è un problema che voi sapete c'è ovunque, ma qui come città di frontiera ovviamente le presenze sono maggiori, sempre negli ultimi 4 anni il Ministero dell'Interno ha erogato 1.036.000 euro al Comune di Ventimiglia, proprio per l'enorme lavoro di assistenza come settore dei servizi sociali per la tutela dei minori non accompagnati. Quindi, diciamo, l'analisi nel complesso la riteniamo positiva della situazione, va migliorato notevolmente il livello di percezione di sicurezza dei cittadini, che purtroppo è basso, con l'impegno di tutti, e va nel limite del possibile, ognuno aumentato, consolidato, incentivato l'impegno, ognuno nei propri settori di competenza, il comune nei suoi, le forze di polizia nei loro, la prefettura nel governo che fa da tramite al governo centrale per quello che può fare lo Stato. Questo è quello che ho da dirvi, ho cercato di sintetizzare, evitando appunto aspetti più concreti, di dettaglio che abbiamo affrontato. Vi ringrazio di aver atteso
questo tempo, e vi ringrazio soprattutto per l'opera che anche voi quotidianamente portate avanti per informare il cittadino, e quindi informandolo nei termini rassicuranti laddove questo sia fondato, ovviamente contribuisce anche il vostro lavoro notevolmente al miglioramento della percezione di sicurezza dei cittadini stessi. Grazie, buona giornata.